Quando scambio per filo due chiacchiere con la salumiera, una ragazza gentile che mi racconta dei suoi figli. O quando per strada fingo di non sapere dove sto. E allora qualche passante mi dà retta e mi risponde. Oggi si inserisce nelle attività di F2 Cultura e è un'iniziativa alla quale ci teniamo molto perché rappresenta proprio il trasferimento di una conoscenza, di una sensibilità nelle scuole e quindi questo è proprio l'obiettivo primario del nostro lavoro quotidiano. La Federico II stimola tante occasioni come queste in cui incontriamo gli studenti della scuola per rafforzare questo collegamento che c'è, ci deve essere e deve crescere tra la scuola e l'università, per fare in modo che questo passaggio dalla scuola all'università sia in continuità. Scusate se vi dicevo in cucina, lo so che non si fa, però è qua il problema, proprio in questa stanza e qua dentro il motivo della mia chiamata. Mi avete detto il vostro nome, io ho buona memoria. In effetti credo che sia proprio questa la causa della mia difficoltà, la memoria che ho. Visto oggi come oggi i programmi sono fatti in maniera tale che uno può diplomarsi e perfino laurearsi senza aver mai letto un libro di narrativa. In qualche modo si deve compensare questa carenza. Quindi è meritorio che la Federico II cerchi la scuola per creare una opportuna continuità fra i due momenti della vita di un ragazzo che possono portare alla cultura. Leggere è una cosa diversa da tutte le altre. Ogni forma di fruizione di una storia per immagini implica un difetto di immaginazione. L'immaginazione si esercita soprattutto in un caso, quando si legge, così come quando si ascolta un racconto. Fondamentale è la lettura, fondamentale è per i ragazzi che devono immaginare, perché se non immaginano non inventano niente di loro.